I suoi 88 anni Latina li compie senza troppi festeggiamenti, niente eventi, niente tradizionale pranzo di Natale. Ma il Covid non ferma la solidarietà. Sono diverse infatti le iniziative organizzate dal comune e non solo. Alcune associazioni hanno pensato bene di unirsi a istituzioni, a forze dell'ordine e quelle armate. Una iniziativa che prevede la raccolta e la distribuzione di generi di prima necessità, promossa da SMOM, che è Sovrano Militare Ordine di Malta, dalla UCID, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, e Calotta della Quarta Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea, in collaborazione con la Caritas. Ma nel parco del natalizio ci sono, ecco, i prodotti alimentari che gli amici dell'Ordine di Malta, dell'UCID hanno raccolto. Sono diciamo, un pacco regalo di Natale, generi alimentari, insieme anche con il dolce tipico natalizio e lo spumante, proprio perché anche simbolicamente, ecco, è un gesto e un modo per richiamare le feste, anche per chi magari, ecco, le feste non è solito festeggiarle nel modo adeguato. Queste iniziative secondo me continueranno perché c'è tanta gente generosa, di buona volontà, dentro queste organizzazioni che hanno promosso questo incontro e soprattutto il conferimento di questi doni e di questi beni per coloro che sono più disagiati. Le differenze ci sono, ma la solidarietà allo stesso tempo è uguale, è fatta quindi di gesti e non di parole, è fatta di imprenditori come in questo caso che escono fuori e danno quello che possono dare a persone che quest'anno sono particolarmente, come dire, toccate e colpite. Riteniamo che attraverso solidarietà si possa migliorare, anche se in maniera infinitesimale, non quanto vorremmo fare, la vita della comunità, della collettività. Probabilmente è proprio questa quella divina provvidenza di cui si parla nel Vangelo, quella divina provvidenza che si svela negli occhi e nell'operato di ciascun volontario e che diventa cibo nel piatto di chi lo avrebbe trovato vuoto. Buon Natale, Latina, solidale, sei decisamente più bella.